altro Dufour, altra prova, questa volta il Dufour 470. Con chi potevamo provare un Dufour 470? Allora, il Dufour 470 l'hanno provato in tanti, è una barca di grande successo, recente, 2021, è un progetto di Umberto Felci. Con chi dovevamo e potevamo provare meglio il 470 se non con Umberto Felci? Eccoci qui, Umberto. Ciao. Felci, il colpevole di questa barca di successo, come insomma quasi sempre sono le tue barche di successo. Una tua barca che non è stata di successo, ce la possiamo ricordare? Non c'è. Vabbè, non c'è. Io non me la ricordo. È bravo, non se la ricordare. Allora, come hai già detto tu, è una barca che ha avuto parecchio successo e direi che probabilmente la cosa che la caratterizza di più è il fatto di essere proprio una barca ideale per navigare quando vuoi farti una bella crociera, quando vuoi raggiungere dei posti stupendi tipo questo e farlo con grande comodità, perché hai questo pozzetto con tante funzioni molto molto comode. Generalmente sono caratteristiche di barche più grandi, no? Però siamo riusciti a inserirle anche su questo Dufour, proprio perché bisogna cercare di rendere sempre più fruibili queste barche a vela. Poi dopo c'è un aspetto sportivo, diciamo, chiamiamolo così, cioè l'aspetto prestazionale, perché sicuramente questa barca nelle sue condizioni, con ovviamente attrezzata in modo adeguato, può anche essere competitiva. Comunque è sempre una barca piacevole da portare in giro. Come si bilancia una carena prestante, una carena che deve pensare ad andare bene a vela, tra un po' viriamo, sì, e invece con la necessità della comodità, del comfort? Questo è proprio l'uovo di Colombo. Sì, è un lavoro che non è solo un concetto, cioè il concetto è semplice, in realtà per farlo ci vuole tanta tecnica, tanta progettazione, e io con i miei soci, soprattutto l'ingegner Giovannozzi, che è proprio molto attento e dedito a questo tipo di studi, lavoriamo molto per fare in modo che la barca rispecchi esattamente, cioè la carena rispecchi quelle che sono le sue future funzioni, quindi dal punto di vista dell'idrodinamica e dei volumi, cioè sono tanti gli aspetti che devono andare insieme. Il anche lo studio delle appendici, perché ecco, ovviamente una barca è un po' come il volante di un'auto, cioè la sensazione, no, che tu devi avere la ottieni anche grazie alle appendici, sono quello che ti mette in comunicazione come timoniere con il mezzo. Quindi sono quasi come le ruote, possiamo dire così? Assolutamente, assolutamente. Allora, intanto abbiamo notato che siamo io e te, abbiamo virato senza toccare, esatto, niente, perché fiocco autovirante, randa, wow, ovviamente autovirante, sistemi sui winch delle due scotte, tutto molto manovrati, semplice, tutto super semplice, manovrati con i pulsanti, abbiamo settato le vele per questa bolina larga che stiamo facendo un po' avanti e indietro davanti all'ingresso della baia, e quindi questo è già un primo punto da dire. A bordo sono tutti super comodi e tranquilli, la barca è... barca, come vedi adesso ci sono 10 nodi di vento, quindi non è niente di che, però insomma ci si muove agevolmente, ecco. Questa barca ha un timone invece della doppia timoneria, cioè le ruote sono due, ma la pala del timone è una. La pala del timone è una. E questa, sì, è una scelta di questi tempi, è abbastanza, sì, una scelta, perché si tende molto spesso, ma no? Sì, sai come adesso... Poi tante volte tanti cantieri o tanti anche progetti seguono un pochino le mode, perché cioè, diciamo che ogni configurazione nasce per un'esigenza, quindi il doppio timone, che è una cosa molto utile, nasce per esigenze tendenzialmente diverse di quelle di questo tipo di imbarcazioni, che sono barche da crociera, che devono manovrare in spazi molto ristretti, non è che devono andare a fare regate attraversando, sì, l'Atlantico, quindi... ci sono delle scelte, ecco, diciamo che la scelta ideale per questo tipo di barca secondo noi è questa, e anche la pala singola ti offre una sensibilità diversa, esatto, infatti, che è uno dei piaceri in fondo di timonare, e in queste condizioni sono ideali. È importante che sia stata data carta bianca al progettista, oltre alla forma, oltre al disegno delle linee, anche per certi aspetti sostanziali. Allora ti chiedo, quali sono le due o tre cose che nel disegnare e nel realizzare il Dufour 470 poi ti sono restate e oggi puoi dire sono proprio due belle scelte, due belle idee, insomma qualcosa, sì, che resta da sottolineare con l'evidenziatore? Allora direi la cosa che secondo me ha molto diciamo peso in questa barca è proprio lo studio dell'ergonomia del pozzetto.
sono state, abbiamo cercato di mantenere le funzioni che avevamo già introdotto su barche più grandi, sempre per Dufour o anche per altri, quindi il letto centrale è una cosa importante, la comunicabilità con la coperta, quindi questi gradini per camminare facilmente, salire in coperta, passare senza avere i dogger e i bimini che ti obbligano a chinarti, quindi è una cosa che generalmente, soprattutto lo studio di questi, generalmente viene un po' lasciato all'ultimo, e mentre questa volta abbiamo cercato di integrarli, di fare proprio qualcosa, abbiamo provato a fare un passo avanti. Questa in particolare è la versione Easy, quindi con praticamente solamente due winch, al quale arrivano tutte le drizze, le scotte, con un sistema molto semplice, fiocco autovirante, e per cui veramente diciamo che una persona si occupa di questo, gli altri si godono la vacanza. 47 piedi che si gestisce con due winch, insomma. Sì, sicuramente è una bella sensazione, è l'ideale. Chiaramente la versione performance poi ti permette di andarci a fare le regate con l'equipaggio, ci sono come sempre delle cose che tu devi aggiustare. La randa diciamo rollabile nell'albero, no? Quali sono un po' i pregi e i difetti? Beh, i pregi che la tiri fuori in 2 secondi come fosse un fiocco. E l'abbiamo vista. E quindi il difetto che la superficie ovviamente è ridotta e quindi nelle condizioni di vento leggero, tipo oggi con 10 nodi, sarebbe bello avere qualcosa di un pochino più. Però sai, anche qui vantaggi e svantaggi, è chiaro che se io devo fare della navigazione, quindi passare velocemente da vela, fermarmi in una rada senza dover star lì a fare le fatiche, è l'ideale alla fine. La versione che invece, la performance diciamo, no? Quali sono le differenze? La versione performance ha 6 winch, quindi ha gli winch dedicati alle drizze, ma gestiti dall'equipaggio in tuga, e poi 2 winch primari sui paramare, quindi è una gestione completamente, diciamo, tradizionale per barche che possono regatare, quindi il winch per la randa alla tedesca, il primario, e poi le drizze separate. Oggi ti abbiamo trovato in crociera su questa barca, quindi a un certo punto tu di barche ne hai non solo disegnate tante, ma ne hai anche navigate tante, no? Allora, in particolare il Dufour 470, se tu lo dovessi proprio definire con delle parole, no? Con degli aggettivi, come lo chiameresti e come lo collocheresti nell'universo degli yacht a vela? Ma direi che è proprio una barca di equilibrio o di compromesso, cioè la barca ideale per farsi una crociera con la famiglia, ha una dimensione importante perché stiamo parlando di un 47 piedi, una barca che ti permette di affrontare navigazioni sicuramente impegnative, però nello stesso tempo è gestibile, come vedi poi in particolare questa versione veramente, quindi hai la comodità della dimensione e la facilità di gestione, quindi io direi proprio un ottimo equilibrio. Con le chicche che abbiamo visto anche nelle, tu hai parlato di letto centrale, ma poi abbiamo la spiaggetta che si apre, certo. E contiene il barbecue, contiene il insomma è attrezzatissima da questo punto di vista, certo, qui qua sotto per vivere la crociera in fondo, poi gli spazi, i gavoni grandi, esatto. E il tavolo comodo, sono tutte cose che servono per goderti le 2 settimane di vacanza. Con Fabio Perra di ProSail Yacht Expert Group Y Dealer Dufour, dopo aver provato questa barca Dufour 470 in mare con il suo progettista Umberto Felci, insomma aver vissuto l'esperienza on board, con te Fabio cerchiamo di capire un po' gli interni, di vivere gli interni, di raccontaci quali sono un po' i punti salienti dell'abitacolo di questa barca. Buongiorno a tutti, ci troviamo all'interno del 470, siamo seduti in questo comodissimo divano della dinette di questa imbarcazione. Un'imbarcazione particolare perché come notiamo gli interni sono veramente voluminosi, c'è tanto spazio al nostro interno, sia il tavolo qua è leggermente spostato per dar sì che ci sia più un passaggio comodo per chi vuole sedersi in questi ampi divani, ma soprattutto cosa notiamo? Notiamo la cucina, in questo caso la cucina è sulla murata di dritta, una cucina L, dove comunque si trova ben incassato un frigo molto grande come quelli che praticamente troviamo nelle nostre case,
Notiamo anche un'altra particolarità, la particolarità di questo spazio, lo spazio che ci porta con un gradino che è frutto sempre dell'ingegnosità dello studio Felci che ci accompagna nelle cabine. In questo caso perché? Perché questa barca vede un layout particolare, vede un layout con ben Questa 5. versione in particolare, no? Sì, Una versione. esattamente, una versione che fa meno ovviamente della cucina direttamente trasversale qua. Per far sì che si abbia un maggiore spazio nella dinette con una cabina armatoriale divisa, quindi ci troviamo addirittura ad avere quattro posti letto solo a Quindi prua. cabina doppia a prua, due cabine sulla prua. E inoltre, in aggiunta, ci sono anche due Bagni. bagni riservati quindi per la cabina armatoriali. E oltre a questo, sempre nell'area della dinette, abbiamo ricavato uno spazio importante, uno spazio per la cabina pullman. La Ok. famosa cabina Pullman Spieghiamo cos'è la cabina Pullman, perché è se non esatto, così. famosa perché prende il nome appunto Pullman come gli spazi letto che si trovavano nei tempi sia nei Pullman ma anche e soprattutto che si trova ancora anche nei treni, ma soprattutto importante perché ti dà la possibilità di ospitare altri due membri dell'equipaggio a bordo. Con i letti a Con i castello, letti a così. castello che hanno comunque le dimensioni quasi identiche ai letti che si trovano nelle cabine, e se poi non vuole essere utilizzata per le persone a bordo, può essere utilizzata come un comodo spazio storage. Andando sempre più verso poppa, cosa troviamo? Troviamo le due cabine di poppa confortevoli, molto più areggiate perché abbiamo in aggiunta gli oblò che si affacciano verso il pozzetto esterno e quindi ci danno più luminosità anche interna, ma soprattutto cosa troviamo? Troviamo un soffitto molto alto, dovuto grazie all'ingegnosità sempre dello studio Felci. Lo studio Felci cosa ha realizzato? Ha realizzato quindi un soffitto più alto perché? Perché ha sollevato la parte esterna del pozzetto che dà verso la piattaforma del bagno. La parte, diciamo, carteggio, quindi strumentazione, radio, eccetera, è appoggiata vicino al tavolo della dinette, quindi il tavolo da carteggio di fatto è la dinette, è il Il tavolo da tavolo. carteggio diventa la dinette e il tavolo invece dove avviene il momento della convivialità può diventare anche un'ulteriore aggiunta come letto matrimoniale perché abbassandosi si aggiunge poi il materasso e diventa un ulteriore posto letto. Quindi arriviamo a 12 posti letto, Ebbene potenziali, sì, eh? potenziali 12 posti In in questa questa versione. versione. Abbiamo parlato di un'altra versione che invece ha altre caratteristiche. Altre caratteristiche perché? Perché vede una barca prettamente più per uso armatoriale, quindi privato, che vede ovviamente in primis la cucina traversale. Una Quindi la cucina solita cucina. traversale predisposta più verso la parte prodiera e fa sì che si abbia comunque una vera e propria cabina armatoriale a prua, che Ok. rimane quindi più distante rispetto alla cucina. E questo fa sì ecco, che si abbia anche un po' più di privacy rispetto alle altre imbarcazioni. Quindi la novità delle due versioni è questa: cabina singola o cabina doppia a prua, cucina a L o cucina trasversale verso prua Sì, rispetto alla dinette. esattamente. Fabio, in conclusione, l'abbiamo provata, l'abbiamo vista dentro, fuori, sopra, anche un po' sotto, no? Perché le appendici ne abbiamo parlato. Pro Sail Group Y, dealer Dufour, dove comprare questo Dufour 470 è un'idea sui costi. Questo bellissimo Dufour 470 si può ordinare con noi direttamente con la consegna prevista qua in Sardegna e i costi si parla a partire da una base di 300.000 euro circa più IVA, con tutte e più le dotazioni aggiuntive del caso che si vuole configurare come desiderata la propria futura barca. Certo, ci sono anche per questa barca i programmi di gestione proposti, quindi forme di acquisto alternative? Soprattutto noi diamo la possibilità di acquistare questa barca sia nuova, quindi ordinandola, ma anche con i programmi di gestione che in quest'ultimo anno hanno preso veramente tanto il sopravvento e noi siamo i primi qua in Sardegna ad aver sperimentato questa nuova formula. Facciamo un esempio di questa formula, come Un funziona? esempio, questa stessa barca si potrebbe acquistare dando un acconto iniziale del 35% sul valore attuale,
poterla utilizzare per tot settimane anno, il programma dura non meno di 6 anni e all'ultimo anno ovviamente è previsto un saldo che va dal 25% in su, dipende dall'anno della barca, e quindi là poi si diventerebbe armatore a tutti gli effetti. Quindi insomma un modo alternativo che sta, come dicevi tu, effettivamente prendendo piede. Bene. Un modo alternativo sì, e soprattutto con meno vincoli per l'armatore stesso, perché comunque tutte le spese sono a nostro carico, a partire dall'assicurazione al posto barca e soprattutto le spese del rimessaggio alla manutenzione, e quindi una barca seguita dal primo all'ultimo giorno di vita. Ricordiamo il sito internet? Sito internet ci trovate su www.prosail.it.